L'ultima settimana di campagna elettorale, una campagna elettorale nella quale abbiamo corso lungo e in largo per la Puglia per raccontare un altro modello di sviluppo. Un modello di sviluppo che guardi alle infrastrutture, al sostegno all'impresa, al lavoro, che rifiuta la logica del reddito di cittadinanza, che rifiuta la logica dei cittadini servi della politica e che investe sulla libertà, che rifiuta istituzioni utilizzate per sistemare amici degli amici o per strapagare finti tecnici che poi vengono utilizzati per fare la campagna elettorale. Questo è il modello che in Puglia si è visto negli scorsi anni con la sinistra. Noi con Raffaele Fitto, con Fratelli d'Italia, vogliamo immaginare una Puglia libera dalla politica, libera di competere ad armi pari, libera di misurare il suo valore. La Puglia con Raffaele Fitto e Fratelli d'Italia sarà una regione libera, libera dalle clientele, libera dai ricatti della politica, libera di avere infrastrutture adeguate, di far crescere le proprie aziende, di difendere la salute dei propri cittadini senza che debbano scappare, di impedire che i ragazzi se ne vadano da questo territorio, non perché se ne vogliono andare ma perché non hanno alternative. Sarà una regione che avrà una classe dirigente all'altezza della sua storia, della sua grandezza. Non pretendo che in caso di vittoria del centrodestra a Conte, al PD, ai 5 Stelle interessi il fatto che gli italiani hanno dato un ulteriore segnale contro di loro, perché se a loro interessasse quello che pensano gli italiani semplicemente non sarebbero lì. Però io credo che nel caso di un altro segnale importante, come ho detto, ripeto, il Presidente della Repubblica potrebbe fare delle valutazioni.